Grazie Presidente. Io volevo prima di tutto ringraziare l'assessora Marzano che dopo ben 2 anni è riuscita finalmente a far arrivare in aula questo regolamento con tante difficoltà, inizialmente dovute a un'interpretazione un po' distorta di quello che era il contenuto del regolamento, dove appunto abbiamo fatto incontri proprio per cercare di tranquillizzare chi era preoccupato che chissà questo regolamento che cosa avrebbe comportato. In realtà, anzi, questo assessorato voleva semplificare l'accesso ai dati e alle informazioni. La semplificazione significa far lavorare meno gli uffici, perché chi deve cedere, diciamo, informazioni a volte è oberato per cercare di stare dietro agli atti e ai documenti, invece con questo regolamento anche a coloro che sono amministratori possono accedere facilmente alle informazioni, basta una user ID e password. E forse da domani mattina riusciremo ad accedere ai dati direttamente senza fare nessun tipo senza appesantire l'amministrazione capitolina. Quindi l'intento è proprio di facilitare il lavoro pure dei consiglieri, anche delle opposizioni qui presenti in aula che criticano, ma non hanno ancora capito che cos'è questo regolamento, secondo me. Poi lo capiranno nel tempo. Io invece la cosa che volevo mettere in risalto in questo regolamento e anche diciamo, dei punti che sono stati inseriti è che è stato abbastanza duro inserire questi punti, che però comportano per i cittadini che vogliono accedere alle informazioni un grande vantaggio che è quello dell'uso degli apparecchi fotografici. Perché dico questo? Perché il 90% delle volte i cittadini, per poter, diciamo, avere documenti, fogli o così via, sono costretti a chiedere, magari con oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In realtà, attraverso questo regolamento, possiamo direttamente utilizzare le macchine fotografiche del nostro cellulare e farci delle fotografie. Che questo è un grande passo avanti, perché significa snellire moltissimo diciamo, l'accesso alle informazioni e molto spesso diciamo, queste informazioni, se sono rese così disponibili, riescono anche diciamo, a limitare quelle che sono a volte delle incomprensioni diciamo, nell'accesso alle informazioni. A volte sembra che uno non vuole dare le informazioni, chissà per quale strano motivo. In realtà le informazioni ci sono, basta solo organizzarle al meglio per renderli fruibili. Quindi ben venga questo regolamento, un regolamento che sicuramente verrà migliorato grazie al lavoro delle opposizioni e grazie al lavoro dei consiglieri in aula che sicuramente saranno, diciamo, con gli ordini del giorno e con gli emendamenti potranno migliorare questo documento. Io ho fatto un emendamento in particolare che è quello di, diciamo, rendere disponibili subito, sempre nella deliberazione atti, i verbali delle conferenze dei servizi. Questo emendamento serve proprio per sempre, l'obiettivo è sempre quello, rendere fruibili a volte quelle informazioni che i cittadini magari con accesso chiedono, magari gli uffici sono costretti a dare informazioni, a dare verbali, in realtà metterlo in deliberazione atti e quindi consultabili immediatamente attraverso il sito web. Permette che subito sono disponibili e quindi cittadini, associazioni o chiunque portatore di interesse non deve fare una trafila per accedere alle informazioni. Questo perché? Perché è logico che stiamo parlando di tutte le conferenze dei servizi che sono previste per legge i verbali. Quindi, diciamo che dire, speriamo che questo regolamento aiuti anche tutti i consiglieri municipali a fare il loro lavoro di opposizione, ma anche di maggioranza, ad accedere agli atti, perché più si ha contezza delle informazioni e degli atti, più si lavora meglio. Infine, un ultimo elemento importante è quello dell'accesso ai dati. E quindi gli open data. Gli open data sono fondamentali. La valutazione della politica come viene fatta? Viene fatta grazie ai dati. Se noi abbiamo i dati e questi dati vengono elaborati, noi possiamo dare dei risultati a coloro che devono anche in un certo senso valutare il nostro operato.
per valutare l'operato di una pubblica amministrazione, se non ci sono dei dati di riferimento, come si valutano? Quindi è fondamentale rendere fruibili i dati che sono, diciamo, che sono costruiti in automatico nell'amministrazione. Quindi so che l'assessorato Marzano sta lavorando tantissimo sugli open data. Ci abbiamo già una molteplicità di dataset disponibili, però anche questi dataset dovremo lavorare affinché i dati poi vengano diffusi in una maniera un po' più facilitata per gli utenti finali, che è quello sempre del discorso dell'hub della statistica. Lo so, ce l'ho come pallino, però l'hub della statistica può permettere che. È vero che abbiamo gli open data, però non tutti sanno elaborare i dati, non tutti sanno scaricare e fare delle analisi e incrociare i dati. Invece noi attraverso l'hub della statistica possiamo mettere dei dati un pochino più di qualità e quindi dare degli indicatori di qualità a chi deve valutare l'operato di questa amministrazione. Grazie.